Valentina, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torno di nuovo a parlarvi di manga. Avevo annunciato, no, che in quest'ultimo periodo avevo letto tantissime serie e ho iniziato tantissimi titoli nuovi di cui poi vi avrei comunque parlato. E infatti oggi ve l'avevo annunciato nel video di dicembre. Sono qua, come avete letto dal titolo qua sotto, per parlarvi di una serie che finalmente sono riuscita ad avere fra le mie mani. E avrete capito che stiamo parlando di Honey Bitter di Mio Obana. È uscito proprio nel mese di gennaio il numero 5 dopo tantissime anni che non usciva più niente, perché il quarto volume era uscito a novembre 2007. È un'opera che comunque al momento è la più lunga dell'autrice. Mio Obana la conosciamo tutti molto bene per un'opera in particolare, che è quella del giocattolo dei bambini, Kodomo no Omocha, cioè Rossana, ma ha scritto anche altre serie, fra cui Andante, di cui vi ho già parlato sul canale, magari vi lascio il video a fianco a me, Partner, di cui ancora non vi ho parlato, che ancora non ho letto ma che leggerò presto, e la sua trilogy, che ho recuperato e che quindi sta arrivando. Non vedo assolutamente l'ora di averla fra le mie mani e leggerla. Da quest'opera poi è uscito anche un crossover con il giocattolo dei bambini che si chiama Deep Clear, che è un volume unico che va a racchiudere le due storie in una storia unica, e spero che a questo punto, visto che Dynit sta riportando alla luce la stampa di Honey Bitter, porti anche quella. Qualche dato tecnico ci vuole per prima di parlare di questa serie in generale, perché è una serie che ha avuto effettivamente, ma non solo in Italia, anche in Giappone, una vita editoriale abbastanza particolare. Infatti in Giappone viene pubblicato da Shueisha e è iniziato ad uscire nel 2004 e si è conclusa proprio di recente, perché l'ultimo capitolo dovrebbe essere uscito a gennaio, se ho capito bene. Comunque dicembre-gennaio è uscito l'ultimo capitolo che va a chiudere questa storia. Attualmente conta 13 volumi in corso, vabbè, conclusa, però penso saranno 14. E oltretutto è veramente uscita così lentamente per vari problemi che ha avuto l'autrice: prima la maternità, poi la tendinite che l'ha vista comunque protagonista, quindi ci ha messo un bel po' di tempo prima, ecco, di arrivare alla sua conclusione. Oltretutto in Italia non usciva più dal 2007, quindi abbiamo anche aspettato tantissimo noi per vederne un qualche seguito. Infatti è stata sempre un'opera che volevo recuperare, perché comunque la mia Obana è un'autrice che mi piace moltissimo e volevo avere tutte quante le sue opere, però questa mi frenava l'acquisto proprio il fatto che fosse interrotta al quarto volume. Vuoi poi il fatto che fosse andata letteralmente fuori catalogo, non la si trovava mai se non a prezzi esorbitanti. Visto poi l'annuncio del 5, del continuo della stampa, ho deciso di andare alla ricerca, e sapete molto bene che a dicembre mi sono fatto un bel regalo recuperandomi i primi 4 volumi. Dynit, purtroppo, che è la casa editrice che la pubblica qua in Italia, ha fatto secondo me un errore molto molto grave nel momento in cui ha deciso di riportare alla stampa questa serie, cioè non ha ristampato i primi 4 volumi. Quindi mi dispiace molto per chi magari la voleva iniziare, la sta cercando e non riesce a trovare i volumi, perché in qualche modo secondo me è stata una scelta editoriale molto sbagliata continuare una serie senza magari dare la possibilità anche a nuovi lettori di usufruirne ristampando i primi 4 volumi. Spero che magari andando avanti questo avvenga e Dynit si svegli un attimino e pensi di portare appunto in fumetteria una ristampa dei primi 4 volumi, che attualmente sono di difficile reperibilità. Inizialmente la serie costava 6,50 euro, o almeno i primi 4 volumi che ho io costavano 6,50 euro. Non so se sia proprio la prima edizione o quella che è uscita dopo con il cofanetto, mentre il quinto volume, che è uscito appunto da poco a gennaio, ha il prezzo più alto, perché costa la bellezza di 8 euro, per, come potete notare, l'edizione uguale a quelle precedenti, con la differenza forse che c'è stata un pochino più di cura per quanto riguarda la carta, che comunque è un po' come quella della nuova edizione di Kodomo no Mocha, un pochino trasparente, però sicuramente è più bianca. Però diciamo che, nonostante sia un ladrocinio dal mio punto di vista, il prezzo comunque è abbastanza, ecco, giustificato dal fatto che già era una serie che non andava tantissimo quando usciva inizialmente nel 2007. È una serie che in qualche modo, almeno ora come ora, se la possono calcolare solo quelli che già avevano i primi 4 volumi, appunto perché non essendoci una ristampa dei primi 4, attualmente continuerebbero a comprarla solo quelli che stavano aspettando il continuo di questa serie. Una serie abbastanza diversa, nonostante presenti uno stile molto simile da quelle che sono le opere che ho già letto della Mio Obana, quindi Rossana e Andante, solo che a differenza delle altre in questo caso ci troviamo davanti a una storia un pochino più adulta, nonostante risulti essere comunque uno shoujo. Però le tematiche trattate vanno a prendere in analisi quelle che sono situazioni un pochino più adulte, un pochino, ecco, più pesanti, come però sono proprio nello stile dell'autrice vera e propria, perché non tira mai fuori storie abbastanza leggere, anzi, e quindi
quindi si potrebbe definire un Josei anche se un Josei non è. La nostra protagonista è Shuri Otokawa, una diciottenne che possiede poteri particolari. Infatti, lei ha il potere di poter leggere la mente delle persone e spesso anche alcune premonizioni che vedono come protagoniste proprio le persone con cui lei entra in contatto. Metterà a disposizione questo suo potere all'interno dell'azienda investigativa privata di sua zia, lavorando anche lei al suo interno come investigatrice privata, aiutando quindi l'azienda nel suo lavoro e aiutandola proprio con questi poteri a smascherare quelli che sono i colpevoli e quindi cercando in qualche modo di riuscire ad arrivare più velocemente alla soluzione dei casi che vengono loro, ecco, assegnati. Tutta la storia però non verterà solamente su quelli che sono i casi a carattere investigativo che vengono loro assegnati, quindi vedremo le varie indagini, le ricerche, tutto, la scoperta dei criminali, dei colpevoli e tutto, ma bensì quello che vedremo all'interno anche di questa storia, di questa principale trama, ma che in realtà sotto sotto in qualche modo è un po' una trama secondaria, quello che è il passato della nostra protagonista, un passato davvero che fu un inferno per lei perché vede solamente tanto dolore e soprattutto abusi e violenze da parte di quello che è stato il suo ex fidanzato, che l'ha portata in questo modo a convivere con un odio profondo verso il genere maschile. Caso vuole purtroppo che il suo ex fidanzato inizi pure lui a lavorare all'interno dell'azienda investigativa della zia della nostra protagonista e che quindi in qualche modo si ritrovi di nuovo faccia a faccia con lui e debba comunque convivere con lui giornalmente durante il lavoro. Fortuna vuole però che allo stesso tempo entrerà in contatto anche con Yota, un ragazzo pazzo di lei e che in qualche modo la porterà con la sua gioia e con la sua, ecco, purezza in qualche modo verso quella che è la luce e che la porterà così a riuscire a sopravvivere a queste giornate per lei ovviamente per niente semplici dovute appunto dalla presenza del suo ex fidanzato che lei comunque ancora non è riuscita in qualche modo a dimenticare soprattutto per quello che lui le faceva. Sostanzialmente questa è la trama che va a dare via a quella che è la storia che troviamo all'interno di questi attualmente 5 volumi. Se mi sento parlare abbastanza bene di questa storia, come di una storia molto particolare e abbastanza diversa dal solito, soprattutto se ci si ritrova all'interno di quello che è il panorama in cui si trova, quindi quello shoujo, devo dire la verità che in qualche modo, almeno i primi volumi, un pochino mi avevano un attimino delusa, perché forse mi aspettavo più di quello che magari è in realtà la storia. Però per fortuna ho notato che più si va avanti con la lettura, più il tutto migliora e aumenta, di volume in volume rimani sempre più, ecco, coinvolto da quelle che sono le situazioni che si vanno a creare, sia per quanto riguarda il passato della nostra protagonista, quindi di vederla in qualche modo cercare di sfuggire a questo passato, di voltare pagine, di crescere, che è sicuramente un punto focale, la fa in qualche modo emergere in maniera principale rispetto agli altri personaggi all'interno di questa storia. Vuoi proprio sapere come il tutto si svilupperà, come in qualche modo riuscirà a scappare da questo passato che in qualche modo le è sempre dietro l'angolo, soprattutto dovuto al fatto che il suo ex fidanzato Ricky se lo trova ogni giorno al lavoro, ma anche i vari casi che comunque vengono loro assegnati. Sono casi che partono da quelli più semplici, quindi il cercare di inseguire il fidanzato di un qualcuno per cercare di capire se effettivamente sta tradendo la persona in questione, a casi anche già un pochino più complicati e contorti che ti coinvolgeranno dall'inizio alla fine, tanto che ti troverai anche tu in qualche modo con lei e tutti gli altri a indagare sulla vicenda che ti stai trovando a leggere. Mi sta piacendo molto, devo dirvi la verità, soprattutto questo quinto volume, ma anche il quarto. In particolare questo quarto e quinto volume sono due volumi che mi sono piaciuti tantissimo. I primi tre li ho visti molto come volumi di introduzione a quella che sarà la storia e soprattutto a quelli che saranno i vari personaggi, che sono tutti uno diverso dall'altro e sono tutti ugualmente molto belli e ben caratterizzati. Questa cosa mi piace molto, è una delle particolarità, delle caratteristiche dello stile della mia Obana che amo tantissimo, cioè la caratterizzazione dei personaggi che ti rende assolutamente vivi e nessuno è mai uguale all'altro. Riesci in qualche modo a caratterizzarteli in maniera perfetta e riuscire a farteli distinguere, quindi non li vai proprio a confondere o tutto, anzi, perché ognuno è diverso dall'altro e questo mi piace tantissimo perché risaltano comunque in maniera uguale tutti all'interno della storia.
Ovviamente la protagonista, come ho detto, per tutto quello che le è successo e che sta vivendo anche adesso, risalta quello scalino in più di tutti gli altri, ma è una cosa normale, dopo tutto lei è la protagonista, seguiamo le sue vicende, oltre anche a quelle di chi comunque la circonda giornalmente, sia fuori che dentro il lavoro. In particolare, se volessimo parlare di questo quinto volume, che è quello ultimo uscito, è un volume che mi è piaciuto molto perché ci fa entrare un po' di più all'interno di quella che è la famiglia della nostra protagonista, che è una famiglia per niente semplice, una famiglia molto antica che di generazione in generazione comunque è cresciuta e ha servito un potere più grande grazie proprio al potere che loro hanno, che in qualche modo è un potere che risalta ogni 2 generazioni. Ovviamente però la nostra protagonista è un'eccezione alla regola, perché qua abbiamo scoperto che lei non ha saltato 2 generazioni, ma bensì ha avuto il potere in una generazione in cui non doveva esserci nessun tipo di potere. Quindi questo è anche molto interessante, spero che questo sia magari anche un dettaglio che ci venga spiegato più in futuro, oltre al fatto che comunque ci troviamo all'interno di un caso assegnato proprio dalla famiglia, dalla bisnonna della nostra protagonista. Quindi è stato un volume molto molto interessante, che mi è piaciuto molto e mi ha davvero molto coinvolta. È una serie molto particolare, se vi piace il genere crime sicuramente ve la consiglio, perché è uno shoujo diverso effettivamente dal solito. Il d'amore si sì, è presente, ma non è così prepotente come in qualsiasi altro shoujo, anzi è sicuramente il dettaglio meno importante, almeno per ora, all'interno della storia, perché quello che risalta di più sono sicuramente i casi, quindi proprio la questione del giallo, del crime vera e propria, ma soprattutto il cercare di riscoprire se stessi e del crescere, scappare da un passato che ci rende in qualche modo ancora suoi prigionieri. Ed è sicuramente un qualcosa di interessante all'interno di un manga che comunque veniva pubblicato all'interno di una rivista shoujo. Non vedo assolutamente ora di leggere i prossimi volumi, proprio perché non vedo ora di sapere come andrà a svilupparsi tutta la questione, anche la questione del rapporto fra la nostra protagonista, il suo ex e il suo attuale fidanzato. Quindi, insomma, una storia particolare che, se riuscite nel caso a recuperare i 4 primi volumi, vi consiglio di provare a leggere, perché è sicuramente un qualcosa di diverso dal solito e che risalta proprio per questo motivo all'interno del panorama della letteratura manga. E in generale, comunque, Mio Oban è un'autrice che vi consiglio tantissimo, perché tutte le sue opere, almeno quelle che ho letto finora, sono opere molto particolari che vanno a prendere, a toccare dettagli e tematiche per niente semplici, ma lo fa in maniera, secondo me, sempre molto delicata, mai banale e in maniera perfetta dal mio punto di vista. Basti appunto pensare al giocattolo dei bambini. Vi faccio vedere un attimo il tratto, che anche se comunque è quello tipico dell'autrice, che a me piace molto, io adoro il suo disegno. È un disegno comunque molto riconoscibile il suo, perché alla fine è un disegno praticamente uguale in tutte le sue opere, però sono quei disegni che secondo me si adattano alla perfezione a quella che è la trama che ti va a raccontare. Riesce a renderli comunque credibili all'interno delle storie che lei ci presenta, e io adoro il suo stile di disegno e tutto. Puoi vedere, cioè, probabilmente è uguale a quello di Kodomo no Mocha, però, come ho detto, mi piace il suo stile. È uno stile riconoscibile che a me piace molto. Mi piace sempre molto guardare le sue tavole, perché le trovo molto molto belle. Ok, ragazzi, il video è terminato. Fatemi sapere qua sotto se voi siete fra i fortunati che hanno mai letto Honey Bitter e che stanno continuando e proseguendo la lettura con l'uscita di questo ultimo quinto volume. E in generale, se in qualche modo vi ha incuriosito sull'opera, e così da mandarvi anche alla ricerca un po' di quelli che sono i volumi attualmente non di facile reperibilità, con la speranza che Dynit comunque in qualche modo pensi di ristamparli per dare, ecco, la possibilità anche a chi all'epoca non riuscì a recuperarlo di leggerlo e goderne. Io, come sempre, vi invito, se il video vi è piaciuto, a lasciare un bel like e iscrivervi, così da non perdervi i prossimi video. Qua sotto trovate tutti i miei link utili, sia dei social che quello dell'affiliazione di Amazon. Noi ci vediamo prossimamente sul canale con nuovi video. Vi mando un bacione grandissimo e alla prossima. Ciao!